Una visita in corsia, una visita nella storia della medicina. Perché? Tutti noi oggi diciamo il mondo è cambiato, in effetti cambia tutto molto rapidamente. Quello che però forse molti, chi non fa il medico, non fa l'infermiere, non percepisce fino in fondo, è che la medicina è cambiata più rapidamente di quello che è cambiato il resto del mondo. Sembra un'affermazione abbastanza banale, facile, dice ma com'è che è così? Ma pensiamo un attimo agli anni 70. Negli anni 70 più o meno lo stile, la qualità di vita era abbastanza simile a quella di oggi. C'era il riscaldamento, c'era l'acqua corrente, c'erano le automobili, c'erano gli aerei, addirittura l'uomo era andato sulla Luna, cosa che non è più riuscito a fare dopo. C'era tutto quello qui a Bologna, in Italia, nei paesi occidentali, che consentiva di vivere bene. Ebbene, credetemi, nella medicina non c'era neanche il 10% di tutto quello che abbiamo oggi. È quello che cerchiamo un attimo di rappresentarvi oggi, scegliendo uno dei tanti argomenti che si possono scegliere in campo medico, l'itterizia. Certo che l'itterizia è una cosa strana, cos'è questa itterizia? Tutti ne hanno sentito parlare, il colorito giallo della cute. Fin dall'antichità era chiaro che c'era un rapporto tra la bile e questo colorito giallo che ogni tanto interveniva nell'adulto. Fra l'altro c'era un altro fenomeno che colpiva l'immaginario di tutte le generazioni che ci hanno preceduto, il fatto che l'ittero l'hanno avuto tutti, perché l'ittero neonatale è qualche cosa che tutte le mamme hanno avuto esperienza di vedere nei loro bambini e tutti noi, anche inconsapevolmente, abbiamo avuto quando eravamo nei primi giorni di vita. Evento assolutamente fisiologico, dovuto ancora a una non completa messa a punto dei meccanismi che consentono di coniugare la bile e di trasferirla lungo i canali biliari fino ad arrivare nell'intestino. Nell'adulto, quando si verifica l'ittero, da sempre nella storia, fino agli anni recenti, questo veniva visto come un problema serio. Perché? E questo è il concetto che noi abbiamo avuto fino a 40 anni fa, fino al dopoguerra. O l'ittero si risolve spontaneamente nell'adulto, per fortuna nella maggioranza dei casi, ma fino a 40 anni fa, se l'ittero non si risolveva spontaneamente, purtroppo il paziente in molti casi aveva una prognosi infausta e andava incontro alla morte. Oggi tutto è cambiato, non che si risolvano tutti i casi, per l'amor di Dio, però come vedrete molti casi si risolvono. Andiamo a vedere cosa succedeva in questo piccolo prologo all'inizio del Novecento, situazione che si è mantenuta più o meno inalterata fino agli anni 70. Amedeo, sono arrivato fin qua perché so che mi hai mandato a chiamare. Prima cosa ti chiedo scusa, ma se puoi staccare la cavalla dal calesse, dalle un'asciugata, perché con la salita che abbiamo fatto lei ha faticato molto, le dai un pugno di biada. E poi dimmi un po', questo tuo povero figliuolo. Sono 8 giorni che è stanco e non mangia. Trattasi di un'itterizia, di un ittero catarrale, dovuto a un'elevata concentrazione di questi umori atrabiliari nel sangue e che pervasivamente si diffondono in tutti i tessuti dell'organismo. Allora guarda, Amedeo, io ti prescrivo queste cartine di piramidone che potrai farti fare dal farmacista in caso che la febbre si alzi. E poi se gli prepari qualche decotto di sopo come carminativo, una dieta leggera ripartita nell'arco della giornata, riposo, riposo, riposo a letto nella maniera più totale che non pensi nient'altro che a dormire. All'onorario, sarebbero poche lire, se non le hai mi basta una pollastra e se non hai neanche quella qualche uova, visto che la Pasqua è vicina, se mi mandi qualche uova.
tutto quello che viene rappresentato è rigorosamente vero. Buongiorno, caro signore. Buongiorno, professore. Questo signore per che cosa è entrato? Professore, il signor Cusumano è entrato ieri. Cusumano di nome? Salvatore. Salvatore. È un signore di 50 anni, proveniente da Palermo, di professione fa il carabiniere, ed è entrato in reparto perché, notando un colorito giallastro della cute, si è rivolto al medico curante che gli ha consigliato il ricovero. Colorito giallastro? Professore, in casa un paesano mi ha detto: Salvatore, sei giallo. Mi sono guardato allo specchio, professore, è giallo. Giallo. Ma la cosa più brutta è che divento ogni giorno di più giallo. Giallo. Che mi sta succedendo, professore? Ah, non lo so. Vostè che dice? Adesso cerchiamo di capire. Ma qualche altra notizia può essere importante per capire il quadro clinico. E lei mi dica. Le urine, la pipì com'è? Pipì, devo dire, scura, professore. Scura? Scura, addirittura sembra... però... mi ricorda... la nuova bevanda che noi abbiamo in caserma, Coca-Cola, professore. Ah, la nuova bevanda. Scura. Cara sorella, ma quando abbiamo raccolto queste urine? Queste durante la notte, vero, signor? Sono le mie, testimonio, l'ho fatto io. E le feci? La cacca? Ah, latto grande. Latto grande, professore. Latto grande. Latto grande, colore, mi sembra giallo pure quello. Giallo pure quello. Sì, sì, meno... Prurito? Che è prurito, professore, prurito. Ancora, quando me lo dice, sento... Certo. Ma in casa sua c'è qualcuno che ha avuto dei problemi di fegato? Qualche parente, qualche familiare? Professore, sì, mia madre da un po' di anni. La mamma? Pochi prelievi, per favore. Ma ecco, quante siringhe ci sono rimaste in reparto? Poche, scarseggiano, ne abbiamo poche. Sì, perché questi studenti quando fanno i prelievi gli cascano e si rompono e allora... No, professore, poi... pochi, non esageriamo. E come interpreta questi esami? Beh, la bilirubina, come ha detto lei, è prevalentemente diretta, quindi coniugata. Il fegato sembra quindi che funzioni. Piuttosto sembra che ci sia un problema al fatto che questa bilirubina possa raggiungere il tratto intestinale e colorare le feci. Per cui questa viene poi riassorbita e va invece a colorare le urine. Io devo dirvi che andando ai congressi ho sentito proporre una nuova metodica dalla scuola radiologica di Genova, il famoso professor Vallebona, che per studiare il pancreas, che non si vede radiologicamente, come non si vede il fegato, propone una tecnica che si chiama, caro signor Cusumano, retropneumoperitoneo, che consiste nell'infilare un agone abbastanza grosso, ma lei non sa ancora dove, non si agiti, che le spiego dove si infila l'ago. L'ago si infila in una piccola parte del nostro corpo che si chiama perineo, che è quella piccola zona situata tra testicoli e ano. Lì si infila questo ago, poi con il siringone del professor Vallebona si inietta una discreta quantità di gas che va a scollare tutti... Perché mi guarda così? Professore, mi sembra troppo macchinosa. Però è l'ultimo ritrovato della tecnica. Io sono nelle mani di vossia. Bene, il paziente è andato dal chirurgo, il quale il giorno dopo ci riferisce, voi la vedete, quello che il chirurgo quando apre la pancia per fare una laparotomia esplorativa può trovare in questi casi. Prego, professor Cescon. È stato esplorato l'addome, purtroppo non è stata trovata nessuna ostruzione delle vie biliari extraepatiche, mentre il fegato aveva un aspetto chiaramente nodulare. Vedete, oggi la diagnosi di questa malattia, che impropriamente si chiama ancora cirrosi biliare primitiva, per cui non è una malattia delle vie biliari extraepatiche, non c'era nulla che ostruiva, ma noi non potevamo saperlo, perché non c'erano tecniche che facevano vedere il fegato né tecniche che facevano vedere le vie biliari. Questa malattia si chiama ancora cirrosi biliare primitiva, però in realtà viene diagnosticata molti anni prima che si sviluppi la cirrosi vera e propria e ancora prima che si sviluppi l'ittero. Esistono delle cure, questa sostanza, l'acido urso desossicolico, che ne impediscono la progressione. Ovviamente non tutte le malattie sempre possono essere curate e guariscono. Però oggi abbiamo un'ulteriore scialuppa di salvataggio nel caso delle malattie che progrediscono e non rispondono alle cure,
che è il trapianto di fegato. Come vedete siamo negli anni 80, solo 10 anni dopo, nel frattempo era morto Berlinguer. Chi è cambiata di più è l'infermiera. Noi siamo, le suore stanno sparendo, le abbiamo ancora nell'ospedale, sono nell'alloggio delle suore in questo loro piccolo convento, però sono state sostituite brillantemente da queste nostre giovani crocerossine che ci aiutano durante la visita. Poi sono andato a vedere, a guardare anch'io, io ero proprio sal, un sal di mondi, mi pareva adesso un liman squizzè proprio, ma insomma... Signor Piero, sì. Ma ha avuto qualche disturbo lei in passato, dei dolori, la febbre dei così? Dei dolorini, un poco di febbre, sì, poi passavano, poi passavano. E col male panza. E con l'appetito com'è? È un buon mangiatore? Sì, sempre. Di pane? Pane e anche alcun panatico. Sì. E bevande alcoliche, il vino? Sì, e come si fa? Se no non va giù il pane. Mi dica, signore, professore. Signor Piero è venuto dentro, abbiamo confermato con gli esami del sangue che c'è un ittero con 9 mg decilitro di bilirubina e con un movimento un po' delle transaminasi, degli indici di colestasi, anche lievemente di amilasi lipasi, funzione renale, emocromo, il resto è una norma, un po' di colesterolo alto, ma il signor Piero mangia molto, lì si bisognerà regolarsi un po' in futuro. Quindi siamo sì, in questa situazione. Qui c'è una storia che già ci dà delle indicazioni, perché è un buon mangiatore, un buon bevitore, questo potrebbe farci pensare a una disfunzione epatica. Avete fatto qualche esame in tal senso per cercare di distinguere queste due situazioni? Sì, il signor Piero è già stato sottoposto a questa metodica di ecografia bidimensionale che è arrivata da pochi con anni. Con questo apparecchio che abbiamo sperimentato proprio nella nostra clinica in questi anni, per primi in Italia. Esattamente, grazie all'esperienza maturata. E quindi questo apparecchio ci ha mostrato una... Ma come si chiama quell'apparecchio? Quell'apparecchio è un ecografo. È un ecografo. In scala di Grigi. E ci ha mostrato una dilatazione delle vie biliari intraepatiche, ci ha dimostrato un allargamento del coledoco che è stato visto nel tratto alto e nel tratto medio e dei piccoli calcolini nella colecisti, che sono questi pallini bianchi all'interno di questo sacchettino nero. Però noi sappiamo che il signore ha dei calcoli, questo lo si poteva anche evincere dalla sua anamnesi, dalla storia clinica, però non sappiamo se in realtà se uno trova dei calcoli, non è che poi tutti i disturbi che ha li dobbiamo attribuire ai calcoli. Avete fatto qualcos'altro per capire se veramente sì, c'è qualche cosa lungo il decorso delle vie biliari? Abbiamo fatto perché le vie biliari dilatate, ma l'ecografia, come può capitare con l'aria dello stomaco e del duodeno, non ha permesso di vedere il pancreas e non ha permesso di vedere il tratto distale del coledoco. E quindi, visto che da pochissimo hanno installato anche la TAC, gli abbiamo fatto una... Sperimentale ancora, ricordate. Ancora sperimentale. Deve essere validata con anni di esperienza clinica. Sì, infatti abbiamo seguito la TAC sotto vostra indicazione e la TAC ha confermato, come potete vedere, la dilatazione delle vie biliari, ha permesso di studiare la testa del pancreas e il pancreas che è risultato assolutamente normale, ma purtroppo non ci ha aiutato nell'individuare la causa corretta dell'ostruzione. Solo pochi anni dopo, negli anni 90, e ci troviamo già nella situazione attuale, la colangio-RM e l'ecografia endoscopica avrebbero consentito con certezza questa diagnosi preoperatoria di calcolosi coledocica, che non era stata fatta all'epoca ed era stata fatta dal chirurgo. Questa è la risonanza magnetica, prego dottoressa. Questa è la risonanza magnetica, la strumentazione che ci permette di fare questa indagine appunto così accurata, è un tunnel all'interno del quale viene posto il paziente e che ci consente appunto di studiare parecchie strutture del corpo umano, tra cui in primis appunto il fegato con le vie biliari. Queste strutture lineari bianche sono le vie biliari, in questo caso un po' dilatate, e queste strutture nere e un po' intense, si chiamano correttamente, sono i calcoli che avete visto precedentemente estratte dal chirurgo. Quelli che non eravamo riusciti a vedere con questa metodica disponibile dagli anni 90 sono visibili, ma non solo, ce n'è un'altra
quella che si chiama ecografia endoscopica. L'ecografia endoscopica o ecoendoscopia viene eseguita con questi strumenti flessibili, molto più piccoli di quelli che raccontava il paziente nella scenetta di prima, e soprattutto viene eseguita ormai con una sedazione che rende assolutamente tollerabile l'esame per il paziente. Sulla punta dello strumento c'è un ecografo che ci consente di esplorare, entrando fino al duodeno, a contatto il pancreas con un'accuratezza molto alta e la via biliare, che in questo caso è questo tondino scuro dentro la quale si vedono oscillare questi due piccoli calcolini biancastri. Oggi la diagnosi di calcolo non sfugge mai, grazie a questi strumenti, che sono gli strumenti che ancora oggi utilizziamo per inquadrare questi pazienti. Nonostante tutto, voi vedrete, rimangono sempre dei margini di incertezza. Sono entrato in classe una mattina e gli studenti mi hanno detto: prof, ma è gialla. Gli studenti, sì, sempre attenti a guardare i professori. Sì, sempre attenti, appunto. E, però avevo già... Oddio, professore, mi scusi, pensavo ora, davvero... Quante volte ho detto che bisogna spegnere i telefoni. Ma possibile, c'è l'orario di visita, anche i suoi amici le telefonano. Mi scusi, è vero, pensavo fosse muto. Prego, vada pure avanti, signora. Ma sì, ho avuto questi episodi di febbre con brividi forti. E il medico non ha mai assegnato valori. Le avrà fatto fare qualche esame? Sì, mi ha fatto fare qualche esame per il fegato. Mi sembra di ricordare le transaminasi, la gamma GT, la fosfatasi alcalina. Come erano questi esami? Erano possibile soprattutto gli ultimi due con valori elevati. Con valori elevati? Sì. Poi mi ha anche fatto fare un'ecografia. E c'era il fegato un po' ingrossato, ma niente di più, no. Poi quando è stato visto questo sì, colorito, a un certo sono punto andata da lui e mi ha detto: mi consente bene? Una visita dell'addome, signora? Certo. Che le faccio con questo piccolo strumento che ci consente di valutare tutti gli organi addominali in maniera molto chiara. In effetti il fegato deborda un minimo dall'arcata costale, le fa anche un po' male, le fa. Sì. In passato eravamo praticamente privi di qualunque possibilità terapeutica, anche chirurgica. Grazie a queste tecniche rivoluzionarie che si chiamano interventistiche, radiologiche ed endoscopiche, oggi si riesce a rimediare gran parte di queste situazioni. Una è quella che avete sentito citare negli anni Ottanta, che allora muoveva i primi passi, con cui si riusciva a fare soltanto della diagnosi iniettando dei mezzi di contrasto. Questa tecnica, la colangiografia retrograda endoscopica, è poi evoluta. Prego, dottor Pagan. Sì, decisamente, rispetto agli anni 70, in cui anche a Bologna ci furono dei pionieri di questa tecnica, in cui i rischi erano veramente altissimi. Oggi continua a essere una metodica rischiosa, però ci consente, grazie all'avanzamento tecnologico degli strumenti e dei device, di ottenere molto spesso l'accesso nella via biliare e poter trattare le patologie della via biliare, sia i calcoli sia eventuali stenosi, come in questo caso. Qui vediamo, siamo entrati nella via biliare con lo strumento che è nel duodeno, con una cannulina. La questo via biliare... è quello che viene fatto in questa patologia, in questa... è stata opacizzata con del contrasto. Si dimostra che il contrasto qui non scende perché c'è una stenosi proprio nel punto in cui finisce lo strumento, e su questa cannulina, su questo catetere, dopo aver passato un filo guida, si è posizionata una protesi di plastica che ci consente di far defluire la bile e quindi risolvere l'ittero nella componente extraepatica. Nella componente extraepatica, però in questo caso, come purtroppo spesso si verifica in questa malattia, i restringimenti erano anche nelle diramazioni biliari intraepatiche, per cui si è dovuto ricorrere all'altra tecnica, quella che si effettua per via percutanea. Infatti è esattamente come diceva il professore, questa è una tecnica in cui si pungono le vie biliari per via transepatica, per via percutanea. Quindi qui abbiamo
punto le vie biliari nella signora sono state punte, le vie biliari la signora dormiva, quindi non ha percepito grande dolore, e questa cosa, cioè, per questa tecnica ci ha permesso di fare due cose importanti. La prima cosa è la biopsia. Abbiamo fatto una biopsia, un'ennesima biopsia sulle restringimenti. Sì, perché purtroppo la degenerazione può avvenire in vari punti. Allora, con la prima tecnica avevamo fatto la biopsia nella parte bassa, voi avete fatto la biopsia nelle della parti parte alta, sì, per essere sicuri che andasse tutto bene. E poi abbiamo trattato anche i famosi restringimenti, che erano la causa della sua bilirubina, della sua, del suo ittero. Abbiamo dilatato questi restringimenti con dei cateteri su cui sono montati dei palloncini che dilatano appunto i restringimenti. Li abbiamo risolti cercando così di risolvere anche il suo ittero. Da cosa mi dice? Ma è stato meglio di quanto pensassi. Meglio, nel senso che glielo posso dire adesso, avevo una gran paura, però non ho avuto male. Aveva paura soprattutto perché l'avevano fatto firmare. Ma tutte sì, le anche. Per cui si preoccupava di tutto quello che c'era scritto, sì, giustamente. È sempre lì tutto dentro. Complicato quello che è scritto lì dentro. Però abbiamo scelto insieme, sì, perché lei sa che sì, da qualche giorno non si chiama più consenso informato, si chiama scelta informata e condivisa, per cui non decido più io né ma loro. Lo decidiamo, decidiamo insieme. Decidiamo. Conte. Bene, abbiamo deciso insieme e per fortuna è andato tutto bene. Grazie, andiamo professore a casa presto, ragazzi. Grazie. Bene.